lettore, buona domenica e benvenuto al nostro appuntamento con la video edicola, ovvero con la carrellata delle notizie che potrai trovare sulla provincia di Varese in edicola domani. È domenica, per cui la parte del leone lo farà ovviamente lo sport, anche perché qui a Varese hanno vinto tutte. Ha vinto il Varese 3-0 a Vittuone con una tripletta di Bomber Marrazzo e ha vinto e convinto anche la Pallacanestro Varese, come potete vedere il pezzo in lavorazione qui alle mie spalle, che ha battuto la Manital Torino con il risultato di 92 a 78. Ovviamente troverete ampi resoconti su queste due partite sulla giornale di domani. Spostandoci in città, oggi è stata una giornata particolare, anche se siamo praticamente vicini alla metà di novembre, si sono registrate delle temperature quasi estive e è stato battuto il record di temperatura per il mese di novembre. Oggi la gente ha preso d'assalto la pista ciclabile del lago e anche il mini golf di Varese, che ha riaperto dopo tanto tempo ed è stato preso d'assalto dai tanti varesini che hanno a cuore questo luogo. Spostandoci invece in provincia, c'è una bella storia di Malnate, ovvero il via dei lavori per il parco inclusivo. Che cos'è il parco inclusivo? È un parco giochi, noi l'abbiamo chiamato un diversamente parco giochi, nel senso che è un parco giochi nel quale bambini normo e bambini disabili potranno giocare insieme utilizzando tutte le stesse strutture. C'è un pezzo del nostro Roberto Boff che secondo me vale davvero la pena di leggere. Per cui tutto questo e molto molto altro sulla provincia di Varese in edicola domani. Buona serata e buona lettura.